Adorare il nome del Signore. Siamo riuniti tutti insieme per adorare il nome del Signore. Siamo riuniti tutti insieme per adorare il nome del Signor Gesù. Adoriamo Gesù. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo. Il nostro è un incontro col Signore. Noi siamo qua per incontrarci con Gesù che è in mezzo a noi. Egli è presente. Egli dice che dove due o tre sono radunati nel suo nome, Egli è presente. Facciamo sta verifica, è pleonastica, però io sono qua nel nome di Gesù Cristo. Hai visto che verifica? All'unanimità, Gesù è qua, dice basta due, io sono là, Gesù è qua. E il nostro incontro è nello Spirito, Egli è presente nello Spirito e noi attraverso lo Spirito Santo ci incontriamo con Lui. Ma dobbiamo entrare nella comunione dello Spirito. Dobbiamo entrare in comunione. Lode Gesù Cristo. Perché io ho bisogno di avere un incontro con Lui. Perché se noi ci incontriamo con Lui, riceviamo. Egli è venuto per dare. E la sua essenza, Egli, l'essenza di Dio è amore e l'amore si compie nel dare. Qualcuno pensa, dice, ma io sono venuto per ricevere. Certo, però se tu non dai non puoi ricevere. Se questa sera tu non sei venuto per dare, tu non puoi ricevere. Dice, che devo dare? È gratis, quindi togliti il pensiero, quel pensiero. Bisogna dare fede, fiducia. Devi credere che il Signore è Dio. Il minimo della fede per piacere a Dio è credere che Egli è il Signore. Tu credi che Gesù Cristo è il Signore e che è il remuneratore della nostra fede? E questo è il minimo. Ma se noi non crediamo, lode Gesù Cristo, se noi ci aspettiamo dai fratelli, magari ce ne andremo delusi. Se noi ci aspettiamo qualcosa dal fratello, dalla sorella, allora là c'è la delusione. Ma se noi siamo venuti per dare il nostro culto, perché il culto è dare, e nel dare noi riceviamo. Gloria a Gesù Cristo. Chiudiamo i nostri occhi e cerchiamo questo incontro col Signore. Cerchiamo la comunione nello Spirito con Gesù Cristo. Egli è qua, è presente. Egli ha dato il suo Spirito alla Chiesa. Egli è presente nello Spirito. E nello Spirito noi li incontriamo. Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Padre, io ti adoro, Signore. Ti riconosco, Padre. Noi ti riconosciamo, Signore, che sei presente, sei in mezzo a noi. Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Tieni chiusi i tuoi occhi. Cerca il suo volto, cerca la sua presenza. Se senti di pronunziare il suo nome, lo puoi fare. Se senti di adorarlo, fallo.
Lode Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Santo, santo è il nome del Signore. Dai la tua fede questa sera, dai la tua fiducia. Digli: Signore Gesù, io credo in te e ti voglio incontrare, io ho bisogno di incontrarti. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia, Spirito Santo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Dai a Lui i tuoi pesi, tutte le tue ansie, le tue sollecitudini, tutte, dalle al Signore. Signore, vogliamo dare a te i nostri pesi. C'è qualcuno che ha qualche peso, dico, qualche sollecitudine, qualche ansia, qualche problema, dico, a problemi potevamo aprire un negozio. Signore, vogliamo dare a te i nostri pesi, le nostre sollecitudini. Dacci il tuo carico leggero, nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Alleluia. Io sento il peso di ognuno di voi, sento il carico, vi sento carichi, e bisogna dare il nostro carico al Signore, i nostri pesi al Signore. Egli è venuto per questo. Dice: no, ma io no, pure io mi vergogno. E tu ti vergogni? Dice: no, pure io devo dare il mio peso. E quanti pesi? Lui può prendersi tutti i nostri pesi. Dalli al Signore. Dalli al Signore. Le tue sollecitudini. Dalli a Gesù. Fai questa azione di fede. Dopo puoi dare il tuo culto. Dopo puoi adorare, dopo puoi ascoltare la parola, il consiglio. Ma con tutti i pesi e le sollecitudini ti arriva la parola e mi torna. E io, siccome ho i ricettori spirituali, dico: mi torna, sento. Dobbiamo avere fede. Dice: per piacere a Dio, guarda che dice la scrittura, dobbiamo avere fede. Tu vuoi piacere a Dio? Io voglio piacere al Signore. Dico: Signore, io ti do quello che ho, io ti do quello che ho, non me lo tengo per me. Dice: no, questo è mio, questo è mio. Questo è mio, Signore, tutto tranne questo. Qualcuno dice il mio braille, ma tutto tranne questa parte intima qua, regno io. Ma vede che se non c'è il regno di Dio, sono cavoli amari. Perché? Se non c'è Lui a regnare, non regna la pace, non regna la gioia, regna l'amaritudine. Quindi sono amari, cavolo. Lode Gesù Cristo. Conviene fare regnare Gesù Cristo. Fratelli, noi dobbiamo
convenire che l'ecclesiasta aveva ragione. L'uomo, ne abbiamo parlato l'ultima volta, l'uomo più ricco che c'era sulla terra. Questo era un figlio di Dio che aveva fede, e quando è stato chiamato a sostituire il padre, che era stato chiamato a essere re del popolo di Israele, era un giovane. E guarda questo giovane che preghiera fa al Signore. Dice: che preghiera ha fatto? Un hamburger? I nostri giovani, hamburger, pizze, bibite. Sai cosa ha chiesto al Signore? Ha fatto una preghiera che è salita in cielo. Cioè, ci sono quelle preghiere che salgono e quelle che non salgono. Cioè, non sono nelle condizioni di salire, non salgono. E disse: Signore, io ti riconosco, tu sei l'Eterno, il Dio del cielo e della terra. Tu mi hai affidato questo compito, mi hai chiamato al posto di mio padre che ti ha onorato e ti ha amato. Io sono giovane, dammi sapienza e intelligenza. Lode Gesù Cristo. Dammi sapienza e intelligenza per governare il tuo popolo, per gestire le cose di Dio, per portare avanti questo incarico che tu mi hai affidato. E dice la scrittura, dice che questa preghiera è piaciuta al Signore. Vedi, ci sono delle preghiere che vengono accettate dal Signore, dice, salgono come un profumo di odore soave. Le nostre preghiere salgono come profumo, quando sono preghiere idonee, sono profumi. Ma ci sono quelle preghiere che non hanno profumo. Sono quelle preghiere egoistiche, limitate, come quello che prega: Signore, dammi un miliardo, dammi un milione di euro, non ti credo perché ancora non ho vinto col gratta e vinci, non credo in Dio, ho pregato ma non mi è uscito. Quello, la sua fede è nel gratta e vinci, e quello ha voglia che gratta. La tua fede dov'è? Cioè la tua fiducia dov'è? Dove hai riposto la tua fiducia? Gloria a Gesù Cristo. Io credo nel Signore. E tu? Credo in Lui. Spero in Lui. Mi ricordo quel passo dove dice che Abramo, guarda, Abramo, padre della fede, cioè in quanto a fede, lui è il padre della fede. Nella fede ha un posto, dice, sperando contro speranza. E Dio gli aveva fatto una promessa. Guarda, le promesse di Dio, no? Che se tu non lo ottieni dopo 2 minuti, tu vedi certi che sono insofferenti, si arrabbiano, si ribellano, Dio non c'è, Dio qua, Dio là. Ebbene, Abramo dice che la promessa di Dio nella vita di Abramo si concretizzò dopo circa 50 anni. Lode Gesù Cristo. E in questi 50 anni che ha fatto quest'uomo? Perché è chiamato il padre della fede? Perché camminò per fede, sapendo che il Signore gli avrebbe risposto. Dice: ma tu ancora sei svigorito, sei vecchio, non hai figli. Io credo nel Signore, dice.
che le promesse di Dio. Cioè, tu immagina uno che diventa vecchio, quasi 100 anni, Sara 90, e Sara si mise a ridere quando gli angeli gli dissero: guarda che tu un altro anno avrai un figlio. Lei si mise a ridere. Non è, cioè, dai, su, dai. E dice che perse la parola perché lei rise delle cose di Dio, perché il Signore poi gli ha dato il figlio, gli ha dato il figlio. Lei era sterile, dice che non aveva neanche più il corso delle donne, niente. Proprio Dio opera dove è impossibile operare. Guarda la fede, è impossibile. Anche oggi è impossibile. Quello che è avvenuto a Sara è impossibile pure oggi, con tutta la tecnologia, con tutta, diciamo, la crescita della medicina. Non è possibile, umanamente non è possibile. Dice: ma tutto è possibile a chi crede. Gloria a Gesù Cristo. Io credo che il Signore, l'Eterno, il mio Dio, la mia rupe, il mio alto ricetto, che per grazia io conosco il suo nome, pure tu conosci il suo nome, è una grazia. Se tu conosci il nome di Dio, significa che sei stato toccato dalla grazia, dalla grace. Nessor, Christian Grace, dalla grazia di Dio. Se la grazia di Dio abbonda in noi, quindi, e la grazia che significa? Benignità senza meriti. Tu c'hai qualche merito particolare perché sei salvato, sei in mezzo al popolo di Dio? Io, niente, dovevo essere cancellato, credetemi. Io sono cosciente, lo so che sono il peggiore in mezzo a qua. Disse Paolo: l'ultimo dei santi, il primo dei peccatori. Lo so che molti hanno grandi meriti, pazienza. Dice: però arriveremo insieme, non so se, che egli ci ha salvato per grazia, non per opere. Tu come sei stato salvato? Ah, ecco. Quindi se sei salvato per grazia, pure tu come me non meritavi. Là in fondo, lì ci sono meriti, che là in fondo mi guardano così. Ci sono meriti che qua, dai, io stimolo, non è che stimolo, perché sennò uno rischia, perché il nostro è un incontro col Signore, non siamo a teatro dove le prime file vedono e le ultime si fanno la pennichella. È un incontro con Gesù. Gesù è venuto per dare. Attivati, abbi fede, credi nel Signore. Questa sera diglielo: Signore, io sono qua perché credo in te e ho bisogno di te. Ho problemi nella mia, io ho problemi, dico: Signore, li affidiamo a te i nostri problemi, aiutaci. Grazia sopra grazia. Se tu hai grazia, se tu riconosci la grazia, ti sarà data altra grazia. Tu hai grazia, altra grazia. Così ringrazi. C'è uno che ha grazia, tu lo vedi sempre che dice grazie, fratello, grazie. Se non c'è la grazia, dice: fratello, tu lo dovevi fare, perché non l'hai fatto? E quello giustamente non ha grazia, ha perso la grazia strada facendo, e quindi è entrato
è nel regno senza la grazia. Bisogna trovare la grazia. Vai, trova grazia. Dice, come si trova? Dice, ce ne andiamo la mattina alle 5 a funghi? No. La grazia si ottiene riconoscendo il Signore. E Dio ti dà altra grazia. Gloria a Gesù Cristo. Mi è rimasto impresso in questi giorni questo passo, che della legge. Il Signore in questi giorni mi sta facendo riflettere, perché noi ministeri, dice che Dio ha dato i ministeri per la formazione del corpo di Cristo. Quindi chi è corpo di Cristo non c'è bisogno che gli spieghi che cos'è un ministerio, lo sa, lo comprende e lo sente. Non c'è bisogno che gli dai nessun vademecum. Chi invece è un, come dire, non vive il corpo di Cristo, cioè nel senso, o sembrano ragionamenti astrusi. Cioè, come se io parlassi in arabo, senza offendere, diciamo, gli arabi, no? Nel senso che parlerei una lingua che in Italia, o per gli italiani, non si comprende. Se io mi metterei a predicare in inglese, di cui sono capace, voi mi comprendereste? Qualcuno, forse qualcuno. Non mi comprendereste. Mi comprendereste? Parla in lingue. Lode Gesù Cristo. Cioè, se non fai questo passo di fede quando ci incontriamo, che è qualcosa che dobbiamo fare dentro, le fasi successive sembrano cose astruse. Gloria a Gesù Cristo. Lo Spirito Santo che è in mezzo a noi e che parla alla Chiesa opera attraverso un ordine, l'ordine di Dio. E quando parla l'angelo della Chiesa e dà un indirizzo, è un consiglio che serve un pochettino in maniera, diciamo, a ognuno la sua parte. Io stavo leggendo alcuni passi in Esodo dove Dio dà la legge, poi dice, a un certo punto dice, questo ricordati vale in perpetuo, cioè vale sempre. E io mi sono posto, Signore, che significa? Tu venendo, giustamente, non hai abolito la legge, non è stata abolita la legge. Cioè, noi a volte, alcuni neanche leggono il vecchio patto perché pensano che quello non vale, non serve. Invece no. Tutto quello che Dio ci ha dato, tutte quelle che sono le promesse, gli indirizzi, gli ordini, i regolamenti, hanno un significato. Hanno tutti un significato e hanno un compimento. Sono stati dati per un fine. Quel fine, fratelli, non è stato cancellato. Voi pensavate che sono state cancellate? Ecco, Gesù è venuto e ci ha fatto entrare nella grazia, nel regno di Dio. Ma entrate nel regno, che facciamo? È finito. Dopo, diciamo, il battesimo, è finito tutto? Nine. Non è così, non è finito. Inizia tutto.
Ebbene, fratelli, inizia. Inizia. C'è un inizio, un nuovo inizio. Dio, entrando nel suo regno, dove regna la sua parola, dove regna la sua legge, la legge dello Spirito, ci sono delle operazioni spirituali che non sono naturali. Egli ci rinnova. Ecco, nello Spirito, man mano che noi abbiamo fede, crediamo in Lui e mettiamo in pratica quello che è, quello che ci viene rivelato, che ci viene rivelato, sai cosa? A ognuno di noi. Ci viene rivelato secondo l'amore che noi abbiamo verso di Lui. Se tu lo ami, non è una questione di età, di fede. Dice, io ho 10 anni, 20 anni, 30, un giorno. È una questione di cuore, de corazón, di amore verso il Signore. E l'amore verso il Signore produce un fatto: chi ama il Signore vuole conoscere, vuole praticare, vuole ancora conoscere. Lode Gesù Cristo. Noi per grazia, Dio ci ha dato una grazia per avere un centro aperto tutti i giorni. Quindi chi volesse esercitare la propria fede o esprimere la propria fede, c'è un luogo dove tu lo puoi fare. Dice, fratelli, gloria a Gesù Cristo. Io quando nel curare il popolo, no, ho detto io, Signore, ma come faccio? Ci sono anime che sono lontane, che hanno problemi, cioè problemi nel senso devono crescere, ancora hanno. Come faccio? Come si fa? E il Signore mi ha detto: stai tranquillo, che se loro mi amano con tutto il loro cuore, lo Spirito mio opererà dentro di loro. Non c'è bisogno, cioè gli viene dato nello Spirito. Quindi che devo fare, detto io, Signore? Ecco perché poi io dico, sono diventato come quel tecnico che aggiusta le centrali, i quadri elettrici. Io devo lavorare nel quadro dello spirito, dell'anima, nei collegamenti, devo collegare le anime al Signore. Io devo insegnare, cercare di fargli capire quanto è importante il rapporto con Dio. Perché se questo cresce, è fatta. È compiuto. Se tu ami il Signore, ma il problema qual è? Amare il Signore. Se tu lo ami, il Signore, con tutto il tuo cuore, cioè noi torniamo sempre a quel comando, a quei due comandamenti che il Signore dice, in questi due comandamenti tutta la legge è compiuta, tutto viene compiuto. Significa che chi ama il Signore con tutto il suo cuore compie la legge senza conoscerla. Non ti è mai capitato di fare cose che sono scritte nella Bibbia e che tu non conoscevi? Dice, ma guarda, è scritto. Con grande meraviglia dice, ma è scritto. Certo. Perché se tu ami il Signore, tu lo ami il Signore. Amalo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua. Dice, come lo devo amare? Qual è l'amore che io devo avere? Qual è il mio rapporto? Lo devi amare con tutto il tuo cuore, tutto. Cioè il grosso problema è questo, l'amore verso il Signore. Perché se gli dice verso i figli, verso il fidanzato, verso la fidanzata, verso
la ta, c'è problema, capiamo. Ma amare il Signore, qualcosa che non si vede, qualcuno che tu non vedi, ma che sai che c'è, è difficile. Lode Gesù Cristo. Però è possibile. Dice, se tu ami con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, quel giovane disse, manca qualcuno stasera. Parentesi, mi ha chiamato il figlio di Giovanni Berlino che faceva un esame. Mi ha cercato per tutto un giorno perché faceva un esame universitario e io devo dire che anche a distanza, lui è ad Ancona, dice Simone, il fratello, mi ha chiamato la mattina presto. Dice, pastore, ti cercavo perché ho un esame stamattina, ma io sentivo che avevo bisogno. Dice, preghiamo. Puoi pregare per favore? E abbiamo pregato. Gli ho detto, fammi sapere. Poi mi è arrivato un messaggio, 30, ta. E alla fine, mi pare, no Simone? Se non era l'ultima, era la penultima, penultima esame, non mi ricordo. Lode Gesù Cristo. Io prima di conoscere il Signore, per quanto mi reputassi persona capace, intelligente, lavoratore, sapiente, di tutto e di più, sembrava che c'erano dei buchi. Sai quando c'è, come si chiama? Da una parte entra l'acqua, dall'altra usciva. Bene, ho capito che se il Signore non mette la sua mano, io una delle prime cose che ho compreso è il capitolo 27 e 28 di Deuteronomio. Dice che, di che cosa parla? Delle benedizioni e delle maledizioni. Sono due capitoli, un intero di benedizioni e un intero delle maledizioni, per quando noi non mettiamo in pratica. Dico, ma vale? Vale, vale, fratelli. E sì che vale, perché non è una trasmissione, è una verità. Vale. Ecco perché ci sono molti cristiani, dice, perché lo dice il Signore, perché se il sale non è buono a salare, dice che viene gettato fuori, via, e viene calpestato dagli uomini. Cioè, e sta parlando di noi. Il sale sarebbero i cristiani. Se noi non siamo sale e luce, ma perdiamo la nostra essenza organolettica, cioè non siamo niente, dice che non serviamo a niente, veniamo gettati via, via, come il sale, no? Io mi ricordo i nonni, mi ricordo mio nonno che voleva il sale, quello del tabacchino, perché salava di più, non lo so, dice quello perché quello sale, l'altro, dico, tra i sali c'è qualità e qualità. Io nel corso della mia vita un giorno mi hanno fatto una degustazione di sale in un ristorante, poco poco di sale, salava assai. E dice che se noi perdiamo, che significa? Se il sale non dà sapore,
se noi perdiamo lo Spirito, se noi non abbiamo e non operiamo attraverso lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, significa che diventiamo come quel sale che non serve a niente, inutile. E mio nonno, sai che faceva quel sale che non serviva a niente? Lo fanno tuttora. Se tu parli con quelli che fanno tipo il tonno sotto sale, no? Le alici, quelli vogliono il sale quello buono, quando non è buono lo prendono e lo lanciano lontano. Viene gettato via, cioè veniamo gettati via. Ecco perché ci sono molti cristiani che credono in Gesù Cristo e vivono su questa terra quasi da emarginati. Dice, ma com'è possibile? Perché Satana gli ha rubato la vita. Hanno fatto entrare Satana nella loro vita, che gli ha rubato l'essenza, lo spirito. Benché lo riconoscono e questo gli darà la salvezza futura, vivranno su sta terra come del sale dissapito. Dice che viene calpestato poi dagli uomini, gli uomini lo calpesteranno. E tu vedi, quando qualcuno cristiano viene calpestato, si dovrebbe ricordare questa parola. Il popolo di Israele, quando entrava nella disubbidienza, nell'idolatria, quando si allontanava da Dio, quando il re stesso si ribellava, gli mandava qualcuno di fuori. Arrivava Ciro il Grande, Nebuchadnezzar, eccetera, eccetera, e fiaccavano il popolo di Dio, lo fiaccavano. E il popolo di Dio diventava schiavo, veniva deportato, veniva schiavizzato. Poi in mezzo al popolo, quando sorgevano anime che amavano il Signore con tutto il cuore, come Neemia, ricordate Neemia? Neemia era uno che era deportato, è uno di quelli che era stato fatto schiavo. Però dentro di lui cresceva giorno dopo giorno lo zelo per le cose di Dio. E mentre serviva, lui era un servitore del re, mentre serviva alla mensa del re, il re lo vide triste e gli disse, ma che hai? Dice, penso al mio popolo, alla mia Gerusalemme che è distrutta. E poi chiese al re, dice, se mi permette di tornare, io ho molto a cuore a ricostruire le mura di Gerusalemme, voglio portare, ripristinare le cose del cielo, le cose che sono state distrutte. E il re glielo permise. E lui ottenne il favore del re e il favore di tutti, perché aveva zelo, aveva un progetto di salvezza, di ricostruzione e di portare in alto il nome di Dio. Lode Gesù Cristo. E il Signore fu con lui. Poi noi possiamo leggere tutti i capitoli del libro di Neemia e noi vedremo questo servo che poi diventa il governatore. Da servo diventa governatore, ripristina le leggi, ripristina le scritture, ripristina le feste, ripristina tutto, ripristina il coro, ripristina le decime, ripristina le offerte, tutto si era perso e gli ripristina tutto. Lode Gesù Cristo. E Dio era con lui. Lode Gesù Cristo. Tu vuoi che il Signore sia con te? Tu devi avere un progetto per il Signore. Tu devi avere dentro un progetto per Dio, un progetto per Gesù Cristo, di edificazione, di ricostruzione. E allora il Signore è con te. Egli ti dà il suo spirito,
per fare l'opera sua. Gloria a Gesù Cristo. E io dico, Signore, mi fermo in cuore una parola soave. Grazie che me l'avete scritta nella torta. Mi fermo in cuore una parola soave. L'opera mia è per un re. Gloria a Gesù Cristo. Questo era il salmo che piaceva molto al nostro pastore Gilberto. E devo dire che io ne sono innamorato. Lo voglio leggere insieme. Possiamo leggere insieme a voi? Vogliamo vedere cosa dice, così chi non lo conosce lo sente. Ma io ci credo molto. Se tu hai fede, Dio te lo farà vivere. Se tu ci credi. Se tu hai fede nella sua parola, egli ti farà vivere le promesse. Quando Dio manda la sua parola, due sono le cose. Se ci credi, entra nelle promesse. Se non ci credi, dice, ho ascoltato un predicatore. Verificherai la mia oratoria, la mia arte oratoria, la mia retorica. Ma quella serve a poco. Quello che serve è la parola che produce vita. Gloria a Gesù Cristo. Mi ferve in cuore una parola soave. Io dico, l'opera mia è per un re. Che bella. Chi è sto re? Vuoi sapere chi è sto re? Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Non vi vergognate. Non abbiate timore. Quando saremo con Lui, grideremo il suo nome, loderemo il suo nome. Dice, cosa fanno nel cielo? Cantano, lodano e adorano. Lode Gesù Cristo. La mia lingua sarà come la penna di un veloce scrittore. Tu sei bello, più bello di tutti i figliuoli degli uomini. La grazia è sparsa sulle tue labbra. Perciò il Dio ti ha benedetto in eterno. Cingiti la spada al fianco, o prode. Vestiti della tua gloria, della tua magnificenza. E nella tua magnificenza avanza sul carro per la causa della verità, della clemenza e della giustizia. E la tua destra ti farà vedere cose tremende. Lode Gesù Cristo. Io mi fermo sino a qui. Alleluia. Hai anche tu un'opera per il re? Dice, mi fermo in cuore una parola soave. Io dico, l'opera mia è per un re. Gloria a Gesù Cristo. Noi tutto quello che facciamo, lo facciamo nel nome di Gesù Cristo. Se lo facciamo nel nome di Gesù Cristo, non è opera nostra, per noi, è per Lui. Io stamattina ero qua a raccogliere pietre insieme ai miei fratelli speciali, Mimmo e Zorobabele, che Zorobabele era uno che aveva il piombino, mio fratello Ettore, che meraviglia, io mi sono visto su Facebook, Ettore Canzoniere, siamo a due. Dove è nostra sorella? Paola, Ettore, che meraviglia. Lo so, dico. I miei fratelli giovani, quelli giovani che devono passare la schiena, cioè, i giovani che devono venire a lavorare, mal di schiena, febbre, trauma, loro invece. Mimmo era venuto che stava male, è vero Mimmo, ieri
Mimì era venuto che stava male, Giovanna, e io gli ho detto: vieni che il Signore ti fortifica. Cioè, a me, parliamoci chiaro, a me di un muro pietre, cioè personalmente, se tu mi avessi chiesto qualche tempo fa, io ti avrei riso in faccia. Non mi parlare di pietre. Oggi eravamo a raccogliere pietre, però io lo facevo per il Signore, lo faccio per il Signore, perché so che faccio un'opera per il Signore. Raccolgo pietre per edificare un muro, come a Neemia. Mimmo, come sei stato dopo? Testimonianza, testimonianza. Gloria a Gesù Cristo. Io mi ricordo, stavo male, sono stato male poche volte, quelle poche volte che io non chiamavo neanche il mio pastore, mi chiamava lui perché non mi vedeva. Dice: Tony, che fai? C'ho la febbre. E vienetene qua. Vieni in chiesa. Sto arrivando. Oh, tempo di partire. Arrivavo là, mi dimenticavo. Io mi ricordo di Giovanni, mio figlio, era piccolo. Stavamo facendo le prime reti. Era venuto un ingegnere a fare delle reti internet con cave coassiali. C'è un ingegnere a fare le reti, quelle che oggi facciamo noi e giochiamo. C'era un ingegnere che era venuto da fuori, grande lavoro, e sente sta telefonata col pastore, che io gli dicevo che avevo il bambino che stava male, che aveva la febbre a 39 e passa, e che lo stavo portando in chiesa. Umanamente c'era da dire: Mizzica, pastore, non si esce, tu bambino lo porti fuori con la febbre a 39, io lo porto in chiesa, non l'ho portato al pronto soccorso, questa è la mia personale fede. Cioè, se hai fede, io ti dico di imitarla, non dico di non farlo, però dico, questa è la nostra fede, quella mia e di mia moglie. Abbiamo portato in chiesa, il pastore ha pregato, gli ha imposto le mani, vedi il regno, Alessandra, gli ha imposto le mani, l'abbiamo messo sul lettino, mentre io ero là che insieme al pastore a vedere sti computer che erano dei 286, 386, che erano, oggi erano, però allora erano cose, dice che hard disk hai 40 mega. Ora abbiamo le pennine 128 mega. E a un certo punto ci giriamo e vediamo che il bambino non era più nel letto. Eravamo in un solaio. E dov'era? Era nel cortile che correva avanti e indietro, che cercava il pallone, che diceva pillone, pillone. Vedeva un pallone e tirava calci. Il Signore l'aveva guarito, liberato. Lode Gesù Cristo. Ma questa è, io ho visto l'opera di Dio continuamente nella nostra vita. Io spero che loro oggi da grandi, perché io ho spiegato ai giovani, ora si sta facendo tardi, però ho spiegato ai giovani che finché loro erano sottomessi, magari lo sono tuttora, ma oggi che sono maggiorenni, sono autonomi, sono maggiorenni, responsabili, ho 18 anni, ok, però sappi che davanti a Dio sei responsabile tu, non più noi. E prima la nostra spiritualità aveva un valore su di voi, una protezione su di voi, oggi è la vostra spiritualità, sono le vostre scelte, le cose del cuore, se vi contaminate o meno, se vi purificate o meno. Quindi come vi rapportate col Signore, così sarete. Sino a un certo punto vi abbiamo condotto noi,
Ora dovete imparare, prima glielo dicevo con imposizione, dovete pregare, devi leggere la Bibbia. Loro si sono letti, Michi, quante volte hai letto la Bibbia? Sì. 7 volte, si è già riletto la Bibbia 7 volte, tutto. Pure gli altri 2 fratelli. Mentre a lui ancora gli posso dire, hai letto, che hai fatto, quanti capitoli che hai letto, agli altri sono diventati sfuggevoli. Dico, però loro sanno qual è l'indirizzo. Cioè, questo serve a tutti, ognuno di noi sa qual è l'indirizzo, che se non lo mettiamo in pratica, poi ne avremo noi un frutto. Se tu vuoi i frutti di vita nella tua vita, segui la via di Dio, segui l'indirizzo di Dio, perché il Signore è venuto per dare i frutti migliori a noi, nel nome di Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù Cristo. Volevo ricordare alla Chiesa che domenica noi abbiamo un agape, il culto, ci sarà un culto pomeridiano subito dopo l'agape, ma durante l'agape faremo l'agape qua dentro, perché voglio dare un senso alla Chiesa che il consumare il cibo nella casa di Dio è qualcosa di speciale, che non è un invito a pranzo o a cena o una arrostuta o una schidicchiata, no, questo per scindere spiritualmente questi atti, no? Che noi dobbiamo capire che questo che facciamo è come un culto, è un rapporto con Lui per crescere nella comunione, e nella comunione noi riceviamo rivelazione, riceviamo conoscenza, il nostro cuore si allarga, la nostra mente si allarga. Questa è un'azione spirituale. Noi siamo un essere naturale e sovrannaturale, cioè non possiamo vivere solo di pasta, di pizza, di pane, abbiamo bisogno di vivere nello spirito. La comunione è un fatto dello spirito. L'agape, nell'agape ci sono tutte e due, quindi significa che è un momento dove il Signore scrive in maniera più forte dentro di noi. Lode Gesù Cristo. Quindi ditelo ai fratelli che non ci sono, quelli che, alleluia, lode Gesù Cristo. Di noccio. Domani c'è la preghiera, ore 14, preghiera per lo Spirito Santo. Chi vuole venire a pregare, un'ora di preghiera. Preghiamo per lo Spirito Santo, preghiamo per i problemi della Chiesa nostri, preghiamo tutti insieme. Dio ci benedica. Gloria a Gesù Cristo. Stasera ci siamo cibati della parola della vita. Gloria a Gesù Cristo. Il nostro cuore è pieno di pace, di gioia e desiderio.